Tipes, varata la maxi riforma, Palazzo Wittmann si occuperà in futuro degli acquisti degli immobili e dei grandi appalti, previsto il trasferimento di un terzo dei dipendenti dell'istituto alla provincia. Inchiesta a vitalizi, vertice a Bolzano, il procuratore capo Guido Rispoli ha incontrato gli ufficiali della Guardia di Finanza che si occupano delle indagini, dubbi sulla competenza territoriale. Incidente a Sinigo, grave, un settantenne, il sinistro si è verificato poco dopo le 16.30 all'imbocco della Mebo, l'uomo è stato ricoverato con serie lesioni all'ospedale di Bolzano. Teatro Stabile, cercasi direttore, sul sito del TSB è apparso l'annuncio per la selezione pubblica che porterà alla scelta del successore di Marco Bernardi. Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione all'edizione serale del nostro telegiornale di questo martedì 1 aprile 2014. Via libera oggi della giunta provinciale di Bolzano alla riforma dell'IPES, le cui competenze subiranno un netto taglio che avrà come conseguenza il trasferimento di un terzo del personale alla provincia. Difficile pensare che lo scandalo IPES non abbia in parte influito sulla decisione della giunta provinciale che con la riforma dell'istituto varata oggi ha disposto di avocare a sé le competenze inerenti alla costruzione di nuovi alloggi e la manutenzione degli edifici, compiti che passeranno al Dipartimento Lavori Pubblici dell'amministrazione provinciale. All'IPES rimarranno l'amministrazione degli alloggi, l'assegnazione degli stessi e l'assistenza agli inquilini. L'assessore provinciale competente Cristian Tomasini ha spiegato che non certo di atto di sfiducia si tratta, quanto invece di una razionalizzazione del settore appalti. Gli uffici provinciali, ha detto, hanno più risorse e know-how per curare la delicata materia. L'operazione avrà come conseguenza il passaggio di una quota non trascurabile di dipendenti IPES alla provincia. Oggi noi abbiamo nell'istituto circa 218 collaboratori, noi stimiamo che un terzo abbiano le funzioni, diciamo, tecniche, quindi è possibile che questa sia la cifra. Il consiglio di amministrazione dell'IPES passerà da 5 a 3 membri, confermati il presidente Fischer e il suo vice Caramaschi. Del consiglio di amministrazione farà parte anche Manuela Paul Michel, funzionaria della provincia. Ma l'IPES sarà con tutta probabilità interessata anche da un altro progetto allo studio della provincia, quello che prevede l'elaborazione di una lista di priorità in tema di opere pubbliche, e tra le più importanti da realizzare con le diminuite risorse di Palazzo Wittmann potrebbe non esserci la progettata maxi sede dell'istituto in Piazza Matteotti. Segue un'idea, un iter attuale, nel senso presumendo che l'IPES vada avanti con le attuali competenze. Uno degli elementi su cui riflettere è proprio se è necessaria la nuova sede nel momento in cui una parte del personale tecnico passerà direttamente alla provincia. E la sede dell'IPES potrebbe non essere l'unica opera promessa o progettata in passato ad essere rinviata a tempi migliori. Tra una ventina di giorni la giunta si riunirà in seduta straordinaria proprio per varare una lista delle priorità. Il problema è che sono tanti progetti che sono stati presentati, che comunque non potremo costruire tutti subito, e bisogna dare anche adesso la certezza a chi poi sarà l'utente finale, sia ai sindaci, alle amministrazioni interessate, ma anche ai cittadini stessi, quando queste opere verranno realizzate, e per quello va formata questa lista di priorità, questa graduatoria. Vertice oggi a Palazzo di Giustizia a Bolzano tra il procuratore capo Guido Rispoli, il PM Marcus Maier e gli ufficiali della Guardia di Finanza che seguono l'inchiesta sui vitalizi d'oro dei consiglieri regionali. Ancora da accertare se la competenza sia della Procura di Bolzano o di Trento, dove effettivamente ha sede il Consiglio regionale. Come noto, l'ipotesi di reato su cui si lavora è quella di abuso in atti d'ufficio. Al momento non risultano essere stati iscritti nomi sul registro degli indagati. Affollata assemblea ieri alla sala della circoscrizione Don Bosco di Bolzano. All'ordine del giorno la protesta dei soci della cooperativa Laboratorio Casanova Lotto E.
Gli assessori comunali Luigi Gallo e Maria Chiara Pasquali hanno capito subito che l'assemblea convocata ieri sera alla sala polifunzionale di Piazzetta Anna Franca non si sarebbe concentrata unicamente sul destino del lotto C del Rione Casanova, del quale comunque i due assessori assieme ai tecnici comunali hanno presentato il progetto di espansione. Da subito l'attenzione di tutti si è spostata sulla protesta della cooperativa Laboratorio Casanova, i cui soci chiedono da 2 anni di sapere quanto effettivamente dovranno pagare per il loro appartamento, posto che non sono ancora chiare le cifre relative ai costi per le infrastrutture primarie e secondarie del quartiere, in parte a carico delle coop. E non saranno chiari i conti ancora per un po' di tempo, proprio perché mancano indicazioni rispetto agli interventi infrastrutturali dell'8C. Per questo la Coop deve continuare a rimanere attiva e ai soci tocca accollarsi i costi di un'inutile prolungata gestione. Di qui la richiesta al Comune di chiudere a breve la partita. Chiediamo tutti i responsabili presenti, in prima linea l'assessore competente Luigi Gallo, di accettare le richieste delle cooperative e di assumersi l'impegno che entro il mese di aprile gli uffici comunali rendano possibile il conteggio finale delle infrastrutture, rispettando la massima trasparenza, garantendo la partecipazione degli esponenti delle cooperative e rendendo possibile la liquidazione del consorzio entro 2 mesi. Riprendiamo con la cronaca nera. Grave incidente poco prima delle 17 a Sinigo, è accaduto nei pressi dello svincolo della Mebo. Ad avere la peggio un uomo di 69 anni che viaggiava in sella ad uno scooter. A quanto pare nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. L'anziano ha riportato serie lesioni ed è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano. Disagi stamane sulla strada che collega Tirolo a Castel Turnstein. Un bus di linea a carico di passeggeri è rimasto bloccato in un tornante. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno sollevato il pesante mezzo per rendere possibile la ripresa della corsa. 12 anni fa aveva rimediato ad Ancona una condanna a 2 anni di reclusione per ricettazione e riciclaggio. Parliamo di un cittadino tedesco di 47 anni, il quale pensava che la giustizia italiana si fosse, per così dire, dimenticata di lui. Così non è andata, perché l'uomo in vacanza in questi giorni in Val Badia è stato individuato dai carabinieri nel corso di alcuni controlli di routine. I militi lo hanno dunque atteso in albergo al rientro da una giornata di sci e lo hanno arrestato. Presentazione oggi di 2 importanti fiere che si terranno a breve a Bolzano e che sono dedicate al mondo della montagna e degli sport invernali. Pro Winter e Alpitech, 2 nomi ormai divenuti una tradizione nel panorama fieristico bolzanino. Le rassegne, in programma dal 9 all'11 aprile, sono state presentate stamani nel dettaglio. Su una superficie espositiva di 21.400 metri quadrati saranno presenti 322 aziende con un ricchissimo programma di eventi. Provinter si concentrerà, come di consueto, sul settore del noleggio e dei servizi per gli sport invernali. Alpitech rappresenta invece ormai uno degli appuntamenti clou per il settore tecnico e impiantistico dell'arco alpino. Una combinazione è quella tra le due fiere che a Bolzano viene riproposta con cadenza biennale e che nel 2012 fece registrare la presenza di 9.300 visitatori provenienti da 24 nazioni. Un fitto programma di manifestazioni accompagnatorie, come premiazioni, come assemblee generali e tematiche che ruotano attorno agli sport invernali. Cito l'assemblea generale dell'ANEF, sarebbero gli esercenti degli impianti a fune, cito l'assemblea generale dell'ANEF dell'Alto Adige Sud Tirol con i colleghi del Tirolo del Nord. Cito la grande premiazione dei migliori siti turistici invernali e cito anche la premiazione di energia pura per bambini.
È stata identificata e denunciata l'autrice del furto di alcuni biglietti tipo gratta e vinci per un valore di circa 200 euro, messo a segno una decina di giorni fa presso una rivendita di tabacchi a Vandoies. Si tratta di una 32enne rumena residente in zona, alla quale i carabinieri sono giunti visionando le riprese di alcune telecamere di diversi esercizi pubblici posti nelle vicinanze della rivendita presa di mira. Pesanti disagi stamane sulla A22 a causa di un mezzo pesante rimasto in panne alle 5.50 di questa mattina. Il traffico lungo la carreggiata sud tra i caselli di Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord è rimasto a lungo bloccato. Il TIR si è fermato in un tratto a una sola corsia. Sul posto è intervenuta la polizia stradale oltre ai tecnici della A22. E adesso il nostro TG in breve. Verrà scelto attraverso una selezione pubblica il successore di Marco Bernardi alla direzione del Teatro Stabile di Bolzano. Il suo mandato, come noto, scadrà al termine della prossima stagione e sul sito del TSB è stato pubblicato l'annuncio della selezione. La nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione. Il nuovo direttore inizierà a lavorare il 1 gennaio 2015 affiancando Bernardi per poi assumere la carica in piena autonomia dal 18 giugno successivo con un contratto triennale rinnovabile. I candidati dovranno inviare il curriculum entro il 10 maggio. Torna a Bolzano Bimbi in Bici, l'iniziativa organizzata dal Comune che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di educazione stradale svolto nelle scuole assieme ai vigili di quartiere. L'appuntamento è dall'8 all'11 aprile in Piazza del Tribunale. In tutto 45 le classi quarta e quinta delle scuole elementari che parteciperanno all'iniziativa, aperta anche al pubblico nel pomeriggio di giovedì 10 aprile, dopo gli interventi delle classi, dalle ore 14 alle ore 17. L'Alto Adige potrebbe ospitare nel 2017 il congresso mondiale della società che raggruppa i gestori di impianti di risalita. La candidatura verrà presentata dalla provincia allo scopo di dare visibilità alle strutture di punta del settore moderna mobilità in Alto Adige, oltre che ovviamente per promuovere l'offerta turistica. Giorni decisivi quelli in arrivo per quanto concerne le tensioni politiche in comune a Bressanone tra SVP e PD sul caso Funivia. La situazione è piuttosto complessa, ma è difficile obiettivamente che si concretizzi ciò che l'SVP minaccia, ovvero le elezioni anticipate. Nodo del contendere, come noto, l'ordine del giorno presentato da 3 consiglieri del PD e che ha raccolto i voti di tutta l'opposizione. Documento con il quale si indica il referendum come passaggio obbligato prima di assumere decisioni definitive sul progetto di collegamento funiviario tra la stazione ferroviaria e Sant'Andrea. L'obman della SVP brissinese Willy Fontavon parla di vero e proprio affronto. Si difende per parte sua il presidente del circolo cittadino del Partito Democratico, Carlo Costa. Il PD già dagli accordi di coalizione ha immaginato come sia necessario rilanciare in maniera idonea tutto il polo della Plose, non solo nel rispetto al periodo invernale, ma proprio come legame e rapporto fra la città e la montagna. Tanto è vero che in accordo di coalizione abbiamo proprio questo, però in accordo di coalizione abbiamo anche individuato il referendum come modalità migliore per far dire alla gente la propria rispetto al progetto. Io credo che nel PD tutti vogliano la funivia, non credo che ci sia dubbio. Ora resta da chiedersi fino a che punto arriveranno le tensioni e se davvero si può parlare del rischio di una conclusione anticipata della legislatura. Io intanto credo che le elezioni anticipate debbano avere motivazioni importanti, perché sennò anche la gente non le capirebbe. Ma se questa deve diventare una motivazione, cioè il fatto di non voler far scegliere la gente, allora se andremo a elezioni anticipate, io non credo ci siano gli elementi per andarci. 1 aprile, giornata di scherzi anche per i media e come è tradizione il Dolomiten pubblica notizie burla. Non poteva mancare il riferimento allo scandalo dei vitalizi d'oro. Il quotidiano in lingua tedesca annuncia che oggi tutti i cittadini potranno richiedere l'anticipo di quanto accantonato all'INPS, fornendo anche l'orario di apertura dell'apposito sportello. Tra i pochi a cascare nel tranello del giornale, il consigliere
consigliere provinciale dei Verdi, Riccardo Dello Sbarba, che ha citato il caso oggi in aula e solo una volta, avvisato dai colleghi, ha compreso che si trattava di un pesce d'aprile. Ed è tutto per quanto riguarda lo spazio dedicato alle notizie del nostro telegiornale. Adesso ancora qualche istante dedicato ai suggerimenti commerciali, poi ci rivediamo subito dopo per il nostro magazine. Brick System, tutti gli arredamenti che volete. Ehi, il Luna Park di primavera vi aspetta anche quest'anno con tante attrazioni e iniziative. Un divertimento esplosivo per grandi e piccini. E da quest'anno scaricati tutti i buoni sconto direttamente dal nostro sito. Birkert Shop, Living and Garden Design. Per la tua casa, quattro reparti: giardino, arredamento, bricolage, divertimento, d'altissima qualità. Naturalmente made in Italy Alto Adige. Birkert Shop, a Villa Bassa. Passione per il legno. Ci sono vite senza amore, senza presente né futuro. Eppure basta uno sguardo, un sorriso, un bacio, una famiglia per cambiare una vita. La comunità Papa Giovanni XXIII è famiglia per chi non ha nessuno. Abbraccia e accoglie. Cambia la storia di tante persone. Dai il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. È un gesto d'amore che cambia la storia e non costa nulla. Grazie. L'ampio spazio meteo curato dagli esperti svizzeri del Ubimet. Tutti i giorni le informazioni sul tempo in Alto Adige e ogni giovedì il Meteo Show con le previsioni meteo per il weekend affidabili e dettagliate. I video relativi al meteo li trovate anche nella nostra mediateca online video33.it e sulla nostra pagina Facebook.